Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questa nuova puntata della serie scandinava, esattamente nella 33esima. Oggi stavo per fare un po' di chipat, stavo facendo un po' di chipat off camera, come vedete ho portato un po' sul numero, volevo portarlo più o meno sul milione, però ci vuole tanto tempo e infatti oggi ho fatto più o meno tre scariche, adesso questo qui più o meno sarà quasi da scaricare, sì appunto. Oggi andremo a fare un nuovo acquisto, ragazzi. Andremo a fare l'acquisto. Fatemi vedere la motosega. Penso, in teoria è l'acquisto che figura da Giants, se non erro. Comunque, per chi non avesse capito, andiamo a comprare lo Scorpion King. Subito, subito. Eccolo qua, 317.000. Salvate in diretta perché sapete che ok, qui ho messo questa cosa qui che l'ho vista da un video di Agromoderni, microfono acceso, praticamente l'avevo già vista, ne avevo già provato un'altra versione, poi ho visto questa da un suo video e ho detto ma sì, proviamola, e un cavalletto semplicissimo. Ok, guardate qua, togliamo il cosplay. Nessuno, ok. Giusto per non andare a prendere carrellone e tutto, facciamo in questo modo. Ah, giusto che deve tirarsi su la sua scaletta. No. Ti teletrasporto. Sì, vabbè. Va bene, fermati. Non si teletrasporta. Perfetto. Proviamo ancora una volta, poi se no me lo porto a mano. Me lo porto a mano. Ci vediamo là. Bene ragazzi, eccoci arrivati. Direi che possiamo cominciare già da qua. Quindi apriamo. Per ora ci facciamo quest'albero qua, il più lungo. Perfetto. Da quanto tempo che lo aspettavo qui nella serie, da quanto fa da quando faccio chippato. Ok, ce lo portiamo là con calma, senza ribaltarci, fare cavolate. Ecco, come ho detto, non voglio buttare direttamente là sopra la cipatrice per fare chipato in automatico. Praticamente è un metodo molto veloce che non so, questo qui ve lo dico, non l'ho visto da nessuno, non so se poi qualcuno l'ha fatto, io vi dico non ho preso spunto da nessuno. Piano che mi distrugge il Deus. Adesso dobbiamo fare così e qui iniziare a tagliare pezzettini da 1 metro. Come vedete è molto semplice, fa chippato in un attimo, potremmo anche aumentare 2 metri. Aia, meglio di no. Che cavolo, mi ha preso tutto da solo. Ma io non volevo che lo prendessi tutto da solo. Ma che cavolo. Vabbè. Facciamo finta di niente e continuiamo. Ah, se l'è preso pure da solo. Però continua. In teoria l'albero intero non se l'è mai mangiato. Ci ho fatto tante prove e non l'ha mai mangiato. Ma adesso siamo nella nuova patch, magari se lo mangio. So che avrei detto che in questa puntata avrei acquistato il camion, ma lo compriamo nella prossima, dai. Questa puntata facciamo Scorpion. Mi sa che è pieno. Dov'è? Qua. No, ci sta ancora qualcosina, dai. Premessa. Ok, abbassiamo, allunghiamo. Dov'è? Ok,
che cavolo, pure le foglie. Ho venduto la motosega, adesso mi serviva. Ma va bene, questi sono i miei fail. CE280. Allora, tiriamo su qui. Allora, fammi vedere. Bisogna chiudere questa e alzare qua. No, fermate. Aspetta. Pure il braccio dello Scorpion King a imbrogliare, cioè. Butta lì. Poi tira indietro. Oh, così. E mangiatelo. Ora penso che saremo più o meno pieni. Sì, dai. Ce ne andiamo così. Sapete che adesso uso sempre sta mod. Ma sto ancora sparando cippato? No. Proviamo a levarci, va. Me l'ha sempre teletrasportato finora. Ah. Toh, guarda, perfezione. Ci ho messo il 6R così, giusto per fare un pochino meglio. Poi nella prossima puntata, anzi facciamolo adesso, il nuovo acquisto, sì, facciamo due acquisti in questa puntata, lo Scorpion King e un carro fresco fresco di, no beh, fresco fresco no, perché è uscito un paio di circa una settimana fa, sì, una settimana fa, più veloce. Ed è un carro che ho un pochino, cavolo, ho un pochino ancora, ho un pochino modificato la capienza, perché carri piccoli ce l'abbiamo, io ne volevo un pochino più grande, e quindi non sul campo. Perfetto. Ci andiamo a comprare, salvata, sapete che io sono ossessionato oramai. Ci andiamo a comprare come mod, ovviamente, cassoni ribaltabili, il Bossini RA207, che deve essere quello old version in teoria, sì. L'avevo già guardato, ci è costato pochissimo, sui 20.000 euro. Guardate qua, non ha niente di speciale, sto cavolo di John Deere fa schifo. Dovrei abbassargli, magari glielo abbasso il gancio, dai. Sì, perché così è proprio brutto. Ci portiamo qua. Sì. Cioè, ma tutto, con tutto il posto che c'avevo. E ora non me lo trasporta mica più. Guardate che disastri. Va bene, me lo risolvo. Ok, mi sono appena tirato fuori, adesso ci mettiamo qui. In teoria gli ho cambiato la capacità 57.200, qualcosa del genere. Ok. Ora sì, adesso partecipato. Ora poi aiuto. Stavo dicendo, dovrebbe tirarselo dentro da solo, ma ho paura di no, appunto. Allora, allunghiamo tutto qua, abbassiamo. No, 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 no. Perché mi vuoi male? Aspetta. Io ho un T6 e non ho paura di usarlo. Se corre un po' di più, magari mi fa un piacere. Perfetto. Andiamo qua. Così. Io scusate, ma ormai questa qui la uso come il pane. La debug mode. E lo sapete meglio di me. Perfetto. E ora andiamo dietro, lo spingiamo. Vabbè. Se non vuole farselo con le buone, se lo fa con le cattive, scusa. Come ho fatto finora, prendevo gli alberi lunghi, ce li buttavo, arrivavo qua e facevo così. Sì,
andiamo di cattiveria, proprio ce lo buttiamo dentro così. E poi se lo tira dentro, in teoria. Vedete, arrivato in fondo lo tira dentro. Perfetto, andiamo a fare un altro albero. Possibilmente senza failare stavolta. Allora, taglio e mettiamo un metro. Ci prendiamo questo qui che penso possa andare più che bene. Perfetto, adesso io devo andare dalla parte di là, quindi devo muovermi in questo modo. Ok. Cerchiamo di non fare i miei soliti fail. Allora, una camera decente, c'è solo questo. Perfetto, così va bene, se riuscissi a metterlo così. Guardate come si fa cippato bene in questa maniera, ragazzi. Un like perché vi ho insegnato un modo per non sclerare, senza sclerare, per fare cippato, eh. Guardate che bello come funziona bene. Non sembra neanche Farming Simulator, sembra Woodcutter Simulator, che esiste ma non ho mai giocato. No, vai su, vai su, bravo, bravo. Perfetto, guardate, un albero senza fare minima fatica. Ovviamente poi potremmo fare anche 8 metri. Eccolo là. Albero vicino, là, oramai ho disboscato tutto qui, ragazzi. Dovrei togliere tutti i ceppi, che non ne voglio. Penso non lo farò mai, e ripiantare ancora meno. Perché fai 5 all'ora? No, neanche 4, mi pare. Vediamo questo qui ballo lungo. Speriamo di non failare come prima. Ok. Perfetto. Andiamo indietro. Tanto la velocità è uguale sia avanti che indietro, quindi in teoria no, è in discesa uguale. Scorpion, tira. Quanti cavalli ha lo Scorpion? Non so mica, sai. Garage. E 290. Beh, pensavo di più, a dire il vero, sapete? Pensavo sui 350-400. Ci ho dato di un pochettino, però fa niente. Ok, andiamo qui. Beh, comunque 290 non sono pochi, eh. Allora, no, così non va bene. Paranada. Allora, come cavolo mi sono andato a infilare? Corciamo lo sfilo. Facciamo così e andiamo così. Perfetto. Modo migliore, best qualsiasi cosa per fare cippato. Beh, comunque Ravizza qui, sì, Ravizza, scusate, il Bossini, fatto molto bene. Non so, ditemi se volete la presentazione. Non so neanche se tipo è legale, perché io l'ho trovato su modab, non quello originale, modab.ls, no, .uk, qualcosa del genere, che è un sito abbastanza noto, quindi non penso sia tipo convertito illegalmente quello, però comunque non si sa mai. Perfetto, vediamo se riusciamo a buttarci dentro questo coso qua facendo così. Allora, probabilmente no. Chi scommette di sì lo scriva nei commenti. Dai, 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 che ci siamo. Non fare il cattivo. So che vuoi essere cippato. Sì, più o meno. Non è che sia una bella cosa. Comunque so che vuoi andare assieme agli altri tuoi amici. Senti,
Ho detto che devi andare assieme agli altri. Sennò io non lo tolgo mai più da qua sopra. Ah no, beh, in effetti posso prendere la pinza. Dicevo, col T6 non ci arrivo, c'ho la pinza. Furbo. Perfetto, vabbè, io adesso vado un pochino avanti perché sennò qui il video viene... quanto cavolo ce l'avevo lungo. Viene di 2 ore, quindi magari ci vediamo dopo quando ho riempito il carro. Bene ragazzi, eccoci qua, adesso anche se non si riempie al 100% lo andremo a scaricare. Non si riempie, va bene lo stesso. 55.505, tutti 5. Bene, allora, ah, comunque una cosa che non vi ho detto. Tarda. È che ho lavato tutti i mezzi perché praticamente ho inserito una texture che praticamente potete vedere dai questi pneumatici del rimorchio, non del trattore, perché sono solo quelli base del gioco. E non starmi a dire che non si scarica. E io come lo scarico cippato, scusa? Questo non avevo calcolato. Non avevo testato lo scarico, ma ci può con un carro non scarico? Cioè no, aspetta. Spero che si sia buggato un attimo perché... non posso avere un Bossini che non mi scarica. Cioè, cavolo. Qua cosa mi dice? Aspetta, qua fermo. Dove ce l'ha il trigger? Ma che cavolo, ma scarica sotto? E io come cavolo faccio adesso? Questo ragazzi non l'avevo calcolato. Giuro non l'avevo testato. Beh dai, un po' di Giants Editor lo sistemo poi per conto mio, però. Che cavolo. In teoria adesso se vado indietro qua dovrebbe prendermelo. Neanche. Come cavolo faccio adesso? Allora. Proviamo. Diverse opzioni. Allora, o ti scarichi o ti scarichi, cioè non è che hai tante opzioni, eh. Se no te ribalto, poi voglio vedere se non ti scarichi ancora. Dai su, Bossini del cavolo. Guardate ragazzi, se non riesco a scaricarlo, lo prendo uccido fuoco. Ci scarico la mod del fuoco sul 13 cera, uccido fuoco. Qua forse non c'è. Ma non me ne frego, uccido fuoco lo stesso. Lo trovo il modo, fidatevi. Lo butto dentro il digestore del BGA. Ti scarichi? Non ho tutta la giornata, oh, finalmente. Era ora? Sì ragazzi, qui adesso Giants Editor, poi se no non va mica bene. Dai su, bastate. L'ho giusto un pochettino. Allora, ora mi trasporto lì perché non vorrei andare sopra come prima. Comunque ho trovato ancora un altro modo. Secondo me ancora prima. Per fare ancora prima. Ecco, disastro fatto. Mettiamo il carro qua e vi faccio vedere. Allora, praticamente prendiamo il Pons, lo accendiamo, prendiamo un alberello di questi qui piccoli. Oppure se è grande lo facciamo. Poi facciamo metà, ma
Ok, preso. Ecco, adesso però non so come fare perché sono dall'altra parte. Ma in teoria riesco a girarlo facendo così. Ok, ci ho dato mezzo giro, adesso in teoria facendo così, picchiamo contro il T6, giro ancora così, e riesco a girarlo del tutto. Perfetto. A me dovrebbe ruotarlo da guidare tutti i giorni lo Scorpion King. Come mestiere. Pagato, eh? No, che pago io per guidarlo. Okay. Arriviamo qui. Schiacciamo B. Solo molla praticamente. Adesso non so perché ho combinato questo disastro. Prima non me l'ha fatto. Vabbè, comunque c'è sempre il braccio di Jens, che ho detto Jens, no Scorpion, che ci dà una mano per fortuna. Sì, per tenere accesa la Jens ho impostato una sorta di cosplay finto. Come lo tiene acceso, ci ho messo praticamente così un percorso temporaneo, così mi dice. Così però il trattore rimane acceso e quindi va benissimo. Se non vogliamo usare la drive control, che io la odio praticamente perché perché mi fa bloccare, cioè devo accendere med, spegnerli, un po' un casino. Adesso proviamo di nuovo un altro legno funko, no legno. Non so neanche a che punto siamo della puntata. Perfetto. Oh, guarda quanti tassi, non avevo neanche visto. Cosa sono queste luci? Scusate, starnutito. Ok, andiamo di qua. Giriamo di qua. Perfetto. Che bello ragazzi usare lo Scorpion King. Da quanto tempo lo aspettavo qui nella serie. Non avete un'idea. Cioè praticamente da quando ho iniziato con l'igname ho detto lo compro. No, è troppo presto. Ma sì, lo compro. No, è troppo presto, voglio aspettare. Adesso ho detto di nuovo lo compro. No, è troppo presto. No, troppo presto il cavo, l'ho comprato. Perfetto, adesso dovrebbe essere indirizzato più o meno giusto. Alziamo, allunghiamo, usiamo un po' il braccio a nostro favore, senza ribaltarci, possibilmente. Dai però, cavolo, ma perché quando me lo faccio off camera va tutto bene, quando registro tutto disastrato? Allora, chiudiamo qua, abbassiamo qua, arriviamo qui, perfetto, ancora un pochettino, BB, oh, ora, cioè io vorrei sapere secondo quale strana logica, no ragazzi, io ora mi licenzio, faccio pesi da 8 metri con lo Scorpion King e basta, li carico lì in cima col T6. Va bene, vi faccio questo e poi vi faccio vedere ancora l'ultimo metodo. Bene ragazzi, adesso vi farò vedere l'altro metodo, penso sia il più semplice. Quello che tutti quelli che giocano a farming vanno a fare. Cioè il più semplice, però secondo me il migliore è quello da un metro che vi ho fatto vedere prima. Praticamente facciamo delle cataste di tronchi da 8 metri. No. Vaffanbrodo. Vabbè. Perfetto. Ci spostiamo. Prendiamo il nostro bel T6. O trattore con un caricatore frontale. Io uso il T6 perché comunque il T4 è troppo leggero. Lo Stire
non mi ispira praticamente, troppi pochi cavalli. Ma perché cavolo, è già la seconda volta che mi esce che sta JCB sta slittando. Tu non devi slittare, devi spalare trinciato, silato, no, slittare. Vediamo se slitta di nuovo nello stesso punto. Eh sì, slitta nello stesso punto. Quindi ci facciamo così. Ci vediamo la cosina davanti. E eccolo qua, ti sei. Ne ho perso uno. Fa niente. Ok, andiamo qua. L'ho preso anche al contrario, ma va bene, cioè più che altro lo metto al contrario. Qui la cipatrice che si è esposta. Ehi. Allora? Perfetto, così se li tira dentro occhi chiusi perché sono piccoli. Prendiamo questo, ho tagliato l'albero più lungo, praticamente ci sapete che nei boschi ci sono tre misure di alberi, ci sono i corti, i medi e i lunghi, io ho preso il più lungo. Ok, vediamo se riusciamo a prendere questi due, sembra di sì. Non chiudiamo troppo, no però. Vabbè. No, volevo chiudere aperto, ma ce la faccio a connettere stasera. Mi sa che devo andare a dormire, ragazzi. Se non riconosco neanche più la W dal tasto e della mia tastiera. Sono proprio messo male. Perché poi tipo c'è gente, vedo mio cugino, per esempio, e che la tastiera la usa, cioè praticamente deve guardare i tasti e dopo che ha guardato i tasti usa due mani per schiacciare per esempio WASD, cioè non so, per giocare a farming non si fa così, cioè non puoi. Io uso una mano e copro tutta la tastiera, mai usate due mani per coprire una tastiera, cioè quando devo scrivere ovviamente. Per fare presto, non perché ma quando gioco sì, magari tipo per pilotare l'elicottero in GTA 5 è già più un casino, ma anche lì sì, GTA 5 l'elicottero due mani generalmente le uso, però comunque non penso di far video su GTA 5 perché oramai il mio canale è indirizzato come agricoltura e Euro Truck Simulator, quindi simulatori di quel tipo. Quello lì è un po' troppo staccato. Subito mi è saltato e ho detto ma sì, registriamo una puntata. Poi no. Se mai in futuro qualche missioncina. No. Non devo farmi venire strane idee. Allora, vediamo se riusciamo a fare una cosa decente. Ah, comunque ragazzi, cosa decente un cavolo, perché sono arrivato tipo adesso sarà mezz'ora. Mi scuso se vi ho fatto perdere così tanto tempo della vostra preziosa vita. Più che altro ci metterò 2 anni a caricarlo probabilmente. Comunque adesso io proverò a impilarle tipo di fianco. Ci vediamo per la chiusura del video per vedere se ce l'ho fatta. Bene ragazzi, ecco quello che volevo fare, ho messo tutti i tronchi qua belli vicini e ora basta andare qui col T6, fare track così, prendo un bel tronco, tirarlo su, buttarlo qui, anche questo è abbastanza veloce. Vi dico, secondo me è il più veloce quello dei tronchi da 1 metro, poi per me potete fare come volete. I miei sono solo conigli. Cioè consigli. Ma conigli. Bene. Io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi se ancora non avete fatto. Mi raccomando, commentate. Ditemi qualcosa nei commenti. Giusto per
magari grazie, mi è stato utile, non mi è stato utile, o un altro modo ancora più migliore, qualsiasi cosa, basta che di vedere un po' qualche commento, che mai nessun commento, più o meno mi era triste. Comunque quello lì non si vuole muovere, sarà buggato, perfetto. Bene, io vi ringrazio per la visione, sempre vi ringrazio perché insomma, guardare i video, niente, basta, sono fuso ragazzi, non vi preoccupate su quello che sto dicendo, non sto dicendo, perché praticamente la testa ce l'ho sotto il cuscino, non so se proprio non si è alzata stamattina o c'è già andata, non so. Comunque qua ho scoperto che per farli andare quando sono così basta fare così su e giù e praticamente vanno. Io penso che adesso finirò qua questo cavolo di cippato, che mi sono anche riempito le tasche di cippato, ce ne abbiamo fatto un bel po' e basta. Episodio da 40 ore sicuramente. Dadden è tutto, ciao a tutti.